Grazie Presidente, ringrazio i gruppi per aderire per il voto favorevole sulla mozione. Tra l'altro vorrevo esporre un dato, e questo non è rivolto alle persone fisiche, ai consiglieri qui presenti, ma vorrei fosse un monito per il futuro, per tutte le amministrazioni e per come io non sono nessuno, insomma, però è bastato magari studiare un po' la storia di questo parco per capire che a volte ci sono delle storture volontarie, involontarie, questo non sono io a dirlo, neanche mi interessa saperlo. Però insomma, ecco, il monito è cerchiamo di tutti quanti, anche nelle future amministrazioni, di avere un controllo maggiore sui nostri territori. Questo perché lo dico? Perché la storia di questo parco è emblematica. Quando si indice un bando, ovviamente in modo regolare, e una società, un'associazione lo prende a carico, poi non riesce per qualsiasi motivo a gestirlo, lo riconsegna correttamente all'amministrazione. A quel punto, ecco, il guaio inizia, quindi anche il motivo per cui oggi ci troviamo ad avere un parco abbandonato parte da lì. Quando vengono fatti degli affidamenti diretti poi a delle SRL, che per carità è un mezzo lecito, esiste, è bene che insomma in casi di emergenza si utilizzi anche un affidamento diretto nelle more di un bando, così diceva la determinazione dirigenziale. Peccato che poi quel bando non è avvenuto durante l'affidamento diretto e cosa ancora più grave, che ovviamente un'amministrazione deve sempre poter controllare, è che poi il soggetto affidatario sia poi in grado o comunque affidabile nella gestione del parco, perché a seguito poi della firma della convenzione con questa SRL, che letteralmente se l'è data a gambe nella gestione del parco, lasciandolo, non dico neanche abbandonato, perché a questo punto potrei dire va bene, l'ha lasciato abbandonato, l'amministrazione se ne rifà carico, no. Viola addirittura la convenzione perché non lo tiene per il tempo della convenzione e addirittura viola un articolo della convenzione in cui si dice che non andava ceduto a terzi. Viene questo ceduto a terzi da questa società, tra l'altro sparita nel frattempo, e a quel punto quel terzo, che con tutta la sua buona volontà l'ha anche gestito ed anche apprezzato da parte dei cittadini, si è trovato poi a dover andare via, perché ovviamente a seguito di un controllo della polizia locale è risultato non avere il titolo per gestirlo. Quindi questo errore di controllo ha fatto sì che poi questo parco dal 2015, se non erro, versasse e versa in condizioni di abbandono. Tra l'altro i cancelli di cui parlava la consigliera Grancio non sono chiusi, bensì aperti perennemente H24, quindi consente anche atti di vandalismo e quant'altro. Quindi ecco, invitiamo vivamente, dopo 2 anni che stiamo sopra il tema, dopo che il municipio nella vecchia amministrazione, nella nuova amministrazione ci ha dato una mano per portare questa voce anche in campi d'olio, attraverso i cittadini, attraverso il comitato di quartiere, noi chiediamo che venga rispettato l'impegno alla pubblicazione urgente di un bando per il raffinamento del parco. Grazie.